Una buona giornata dal centro sportivo San Filippo di Brescia. Una giornata davvero importante per i colori del Brescia, i colori bianco azzurri, perché oggi è il giorno di Roberto Boscaglia. Primo allenamento per il tecnico che ritorna sulla panchina dopo l'esonero dell'11 ottobre, richiamato dopo l'esonero di ieri sera di Pasquale Marino. Alle nostre spalle ci sono i giocatori che sono in campo. Gli ordini proprio del tecnico siciliano, un tecnico che dunque è stato richiamato dal presidente Massimo Cellino a fronte di quella che è stata una giornata davvero eh, molto particolare, quella di ieri che abbiamo dato in diretta, è stata sicuramente una eh, giornata che ha stravolto ancora una volta quelli che sono gli equilibri della società, gli equilibri del Brescia Calcio, un Brescia Calcio eh, che eh, dunque eh, volta pagina via Pasquale Marino a seguito anche di quella che è stata... Eh, si dice una eh, lite eh, per quanto riguarda questioni relativamente agli aspetti tattici ma verosimilmente c'è stata alla base una scelta da parte di Massimo Cellino dettata dagli ultimi risultati, in particolare eh, ieri abbiamo preso, abbiamo sentito anche dai nostri notiziari quella che è stata eh, la scelta da parte del Presidente soprattutto alla luce di quello che era eh, avvenuto nell'ultima gara del girone d'andata, vale a dire la sconfitta contro l'Ascoli in casa per 1-0, sicuramente Sicuramente risulta strano è che il Brescia quest'oggi ricomincia ad allenarsi qui alle nostre spalle. Al Centro Sportivo San Filippo, seppur a porte chiuse come ormai eh, consuetudine, ma soprattutto perché il Brescia è reduce da una settimana di lavoro all'interno della quale si è lavorato lontano da Brescia, ma a Latina, proprio gli ordini di eh, Pasquale eh, Marino. Eh, ieri dicevamo di una giornata eh, sicuramente molto eh, particolare, una giornata che ha portato eh, all'esonero del tecnico. Pasquale Marino ha preso la notizia dopo un diverbio telefonico avuto con il presidente nella serata di ieri attorno alle 8 e un quarto circa, l'ormai ex allenatore eh, delle rondinelle si è presentato nella sede di UF Ramola per eh, trovare quello che era l'accordo per eh, finire così il suo rapporto con il eh, Brescia. Torna dunque Roberto Boscaglia, quest'oggi alle ore 17 ci sarà la presentazione, eh, quindi eh, sentiremo dalla viva voce del tecnico siciliano quelle che sono le sue sensazioni, le sue emozioni a tornare, sulla panchina del Brescia è il terzo ritorno per lui perché dopo la stagione davvero sicuramente positiva che aveva vissuto due stagioni fa con le Rondinelle, è arrivato quest'anno a sostituire Gigi Cagni all'inizio della stagione e poi l'esonero dell'11 ottobre scorso, come avevamo detto. Dicevamo di un Massimo Cellino che non è presente qui nel centro sportivo San Filippo, ci sono tutti gli uomini. Mercato, c'è soprattutto il direttore sportivo Nicola Salerno che ha seguito in prima persona. Una quella che è stata una fase delicata della situazione legata al futuro e alla panchina del Brescia. Pochi istanti fa noi abbiamo girato anche alcune immagini. Abbiamo anche girato delle immagini quest'oggi, perché questa mattina Roberto Boscaglia si è presentato nella sede del Brescia Calcio per definire le ultime formalità, ma soprattutto definire quella che era la sua squadra che lo guiderà nel corso di questa, di questa sua nuova avventura. Stiamo parlando ovviamente dello staff tecnico, uno staff tecnico che va composti forse lo staff tecnico che lo ha seguito anche nelle sue esperienze con Novara e Trapani ma soprattutto la notizia del giorno oltre al ritorno di Roberto Boscaglia è il ritorno anche di Giacomo Violini, il preparatore dei portieri che qui eh, ha sicuramente scritto pagine importanti della storia bianco-azzurra, è sicuramente uno degli elementi più eh, in voga da un punto di vista della preparazione proprio per i portieri e dunque ritorna a lavorare nei campi del San Filippo, ritorna a lavorare con la prima squadra ma soprattutto a guidare i eh, portieri. Eh. Grande soddisfazione per lui, grande soddisfazione anche per Roberto Boscaglia, che dunque ha una piccola rivincita nei confronti di quelli che. Magari lo avevano criticato forse in maniera eccessiva per il suo trascorso in questa stagione eh, con eh, la eh, squadra bianco-azzurra, ritorna Roberto Boscaglia e lo farà già eh, preparando una partita perché si ritorna in campo, questa è la settimana che ci condurrà alla prima di campionato, la prima del girone di ritorno, eh, domenica e non sabato allo stadio Mario Rigamonte alle ore 15 ci sarà la sfida contro l'Avellino, una sfida sicuramente che potrà dire tanto su quelle che saranno eh, le reazioni della squadra perché adesso c'è da capire anche anche eh, il gruppo come ha appreso e come ha soprattutto metabolizzato questo tipo di eh, scelta da parte della società eh, di esonerare eh, Pasquale Marino e poi di richiamare ovviamente eh, Roberto eh, Boscaglia. Eh, C'è stato sicuramente anche un impatto da un punto di vista del tifo. Tanti sono stati messaggi che non hanno capito, eh, soprattutto anche nelle nostre dirette di ieri attraverso il nostro canale di eh, Facebook. Quelle che sono state le scelte di eh, Massimo Cellino. Sicuramente una scelta abbastanza incomprensibile per qualcuno, una scelta invece logica per qualcun altro. Ovviamente ognuno è libero di esprimere il proprio giudizio e il, il proprio parere, ma anche questo rappresenta il bello del, del calcio. Dicevamo di Roberto Boscaglia che torna, Roberto Boscaglia eh, che torna, ma lo, lo fa soprattutto a fronte di un. Contratto perché noi erroneamente ieri avevamo definito eh, il rapporto di Roberto Boscaglia concluso quando eh, era stato generato l'11 ottobre scorso. e bene abbiamo appurato che il contratto di Roberto Boscaglia ancora in essere scade al giugno prossimo e dunque era la scelta forse più ovvia e più facile eh, per quanto riguarda eh, la possibilità di non ingaggiare un nuovo allenatore, soprattutto implementare quelle che erano le spese eh, della società. Nuovi invece sono i contratti ovviamente di tutto lo staff tecnico perché sì, eh, da Filippi ha violato. Eh, Passando per gli altri collaboratori del Tecnico eh, siciliano, erano invece eh, stati, eh, diciamo così, eh, contrattualizzati eh, e soprattutto avevano effettuato una rescissione del contratto e quindi per loro ci eh, si è arrivati a una eh, nuova contrattualizzazione che arriverà anche questa fino al giugno prossimo. Dicevamo eh, delle immagini che eh, credo stiano scorrendo a vostro vantaggio, a vostro favore, anche perché sono immagini sicuramente esclusive che vi stiamo proponendo in diretta del primo allenamento di Roberto Buscaglia è apparso molto carico, è apparso sicuramente molto concentrato, eh, non ha eh, fatto trasparire nessun tipo di emozione, ha salutato i giornalisti, i fotografi che erano qui presenti sono qui presenti insieme a noi e poi si è buttato a capofitto in quello che è il lavoro, che è la medicina migliore forse in questo momento per uscire anche da una situazione di classifica che vede il Brescia nei bassi fondi a 27 punti con una situazione tutta da vivere perché c'è tutto un girone di ritorno da ancora giocare ma sicuramente il Brescia deve cambiare letteralmente marcia. Una scelta dicevamo che ha bloccato ancora una volta quello che era il mercato, chi pensava ad un innesto di Nuovi elementi sin dall'inizio di, eh, di questa settimana, o meglio della settimana scorsa, a fronte anche di quello che era il ritiro che è stato svolto. Eh, lo ricordiamo a Latina, è rimasto deluso perché il Brescia non ha effettuato nessun tipo di operazione eh, in entrata, in uscita sì, ci sono state delle piccole operazioni. In particolare, ieri abbiamo dato conto sempre in diretta con la presenza di Tullio Tinti in via Ferramola nella sede del Brescia Calcio con quella che è stata la cessione di Semprini all'Arezzo e anche altre piccole operazioni con che Kinket è andato alla Viterbese. Un Brescia dunque che si sta allenando nel corso di questo pomeriggio, primi allenamenti, primi sorrisi per tutti i giocatori, in particolare abbiamo assistito a un abbraccio tra i membri dello staff tecnico Bianco Azzurro e Ernesto Torre Grossa che tra l'altro pochi giorni fa è diventato padre di una splendida bambina quindi sono arrivate anche le congratulazioni da parte dello staff tecnico non ci sono tanti tifosi anche perché eh, lo dicevamo magari eh, insieme al nostro eh, Matteo possiamo fare vedere anche che qui l'atmosfera è sicuramente molto molto tranquilla abbiamo però eh, vicino a noi Beppe, Beppe Spalenza che eh, segue eh, come sempre da vicino ed è anche un amico di Elive eh, Brescia TV questa eh, situazione, allora possiamo chiedere direttamente, siamo in diretta, ciao Beppe buon, buon pomeriggio eh, un giudizio, tu sei un uomo di calcio, sei un direttore sportivo, un giudizio su quella che è stata sicuramente una mossa clamorosa, via Pasquale Marino, dopo un ritiro di una settimana dentro Roberto Boscaglio. Ah, diciamo che così a naso si poteva aspettare magari che venisse prima questo cambio, dopo una settimana latina, insomma, però voglio dire avranno ponderato la situazione, il Presidente avrà ponderato la situazione, poi dopo... La riunione che ha avuto ieri credo che fondamentalmente non siano andate d'accordo su alcune determinate situazioni che abbiamo letto tutti sui, sui giornali. Perciò da lì la scelta era, era immediata, quella di far tornare l'allenatore che ancora oggi era sotto contratto. Tu credi, eh, come si è detto, che la scelta sia stata solo dettata da eh, disequilibri da un punto di vista tattico oppure ieri Paolo Cristalini, per esempio, ci ha detto no? hanno inciso anche comunque i risultati in special modo quello di Ascoli. Beh, eh, quando fai una valutazione sui risultati e sulla posizione di un tecnico, fondamentalmente eh, vai a verificare due situazioni: A i risultati perciò i punti, vittorie, B come sta giocando la squadra e soprattutto quello che ti sta dando un allenatore che hai portato qua eh, nel mese di ottobre. Onestamente, quel cambio, quella svolta, quell'idea che si era paventata, in effetti non c'è stata. E detto fatto che, bene o male, credo con dispiacere, perché non è facile mai allontanare un, un tecnico, ma Fondamentalmente, era una cosa da fare, soprattutto se poi non sei d'accordo sui programmi e soprattutto sui risultati che ci sono stati. Un'ultima battuta, Beppe, è proprio sul ritorno di Roberto Boscaglia. Paolo Cristallini, ieri interpellato proprio ai nostri microfoni, e ha detto che è la scelta un po' più logica perché in questo momento conosce già l'ambiente, conosce già i giocatori, quindi parte con un vantaggio magari rispetto ad un altro allenatore che doveva ricostruire tutto. Beh, assolutamente, è una scelta condivisibile, anche perché fondamentalmente il mister Boscaglia non aveva fatto male con i giocatori che aveva all'inizio della stagione, fondamentalmente ti ripeto la scelta cade su un allenatore che qui bene o male che, che se ne voglia dire ha fatto sempre il suo, l'ha fatto in maniera corretta e onesta, è sempre stato molto chiaro, ovviamente era sotto contratto, conosce la situazione oggi come oggi, onestamente poi di allenatori in giro da poter andare a prendere. Eh, a Brescia in questo momento sicuramente non puoi andare a prendere una scommessa, sei andato sul certo di una situazione che conosce molto bene, di giocatori che lo conoscono molto bene, magari qualcuno che è arrivato dopo ma bene o male diciamo che lo satura, lo conosce molto bene e alla fine la scelta non poteva essere che su Roberto Boscaglia, al di là che a me personalmente piace tantissimo come allenatore, quando ero a Spezia non ti nascondo che avevamo pensato anche a lui in tempi non sospetti, è una natura che a me personalmente piace per due motivi. A, perché è molto serio, molto preparato, poi dopo sai, anche per lui come tutti gli altri sono i risultati che, che poi danno. Il tribunale non, è, non sono certo io, non siamo certi noi, il tribunale è vero è un rettangolo verde e da lì non ci scappa nessuno. Grazie, grazie a Beppe Spalenza che seguirà, eh, ovviamente seguito con tutti noi, quella che è stata sicuramente una situazione molto particolare. Facciamo un po' anche di cronistoria a, a, a vantaggio di quelli che sono i nostri ascoltatori in questo momento, sia sul nostro canale che su Facebook. È stata sicuramente, eh, dicevamo, eh, una giornata molto eh, difficile ieri perché è arrivata questa rottura eh, abbastanza clamorosa con Pasquale Marino, nessuno, anche così vociferando con, e parlando con quelli che sono i membri dello staff eh, qui all'interno del. Centro Sportivo San Filippo, nessuno si aspettava questo tipo di scelta, ma Massimo Cellino ha così eh, voluto voltare pagina per l'ennesima volta. Non è nuovo sicuramente questo tipo di eh, cambiamenti e dunque, fuori Pasquale Marino dentro Roberto Boscaglia. Ieri il tecnico è stato avvisato, ha preso il primo volo per arrivare a Milano da eh, Catania. L'arrivo intorno alle ore 20 a Milano eh, l'inate e poi via diretto verso Brescia. Non c'è stato un contatto diretto con il presidente Massimo Cellino, però c'è stato un contatto diretto sì con la dirigenza una cena alla bella Napoli ieri sera immortalata anche da alcuni eh, fotografi con tanto di foto che sono state eh, pubblicate questa mattina eh, nelle edizioni locali dei quotidiani eh, bresciani una eh, chiacchierata giusto per fare il primo punto della situazione per cercare di gettare anche le basi di quelli che sono eh, poi i eh, passaggi futuri i prossimi eh, passaggi che devono assolutamente interpellare anche quello che è l'argomento principale in questo momento il mercato come tanti tifosi eh, ci eh, chiedono e chiedono soprattutto al Presidente Massimo Cellino 3-4 acquisti di una certa categoria, di una certa elevatura per fare eh, ancora di più incrementare quello che è il tasso tecnico, il livello... Della squadra, questo viene detto in questo momento, si parla appunto di queste possibilità. Tra questi nomi, ovviamente, spicca quello di Carlo Sembalo. È un giocatore che ha fatto benissimo due stagioni fa. Si è lanciato nel calcio che conta per quanto riguarda la sua esperienza bianco-azzurra. Lui, come Mazzitelli, hanno trovato in quello che era l'11 di Roberto Boscaglia una posizione di privilegio. Tant'è che sono stati poi recuperati e sono stati soprattutto rilanciati a livello anche di un calcio che conta, Mazzetelli ovviamente è ceduto al Sassuolo e poi Carlo Sembalo che è tornato al Palermo proprietario del cartellino, però la sua esperienza non ha avuto fortuna, lui anch essi, eh, anche anch'egli è diventato padre da poco, vuole una certa stabilità, vuole una certa eh, libertà di giocare con più continuità e Brescia potrebbe offrirglielo soprattutto perché Roberto Boscaglia che qui alle nostre spalle sta eh, urlando già facendosi sentire, non so se magari eh, le urla possono entrare nel nostro microfono, però sicuramente eh, sta Dando la dimostrazione di essere già, eh, già sul pezzo, dicevamo di Carlo Sembalo, che eh, potrebbe essere uno dei prospetti, e forse il prospetto in questo momento eh, che al Brescia serve: un giocatore che cambia il ritmo, un giocatore che salta all'uomo, un giocatore che può fornire quegli assist importanti per Andrea Caracciolo. Per quanto riguarda l'attacco, piace tantissimo Siligardi, ma la trattativa è molto, è molto difficile. Per la difesa, eh, si pensa addirittura a un clamoroso ritorno di Leonardo Blanchard. È un nome che si fa. Come in questo caso capita spesso e volentieri all'interno di quelle che sono le trattative eh, di eh, mercato. Dicevamo della Cronistoria. Ieri l'arrivo a Brescia intorno alle 9:30, Subito eh, poco dopo le 10 c'è stata questa cena: il primo incontro con Nicola Salerno, Paolo Cristallini e eh, Filucchi. C'è stato questo scambio di vedute, scambio di opinioni. Le prime eh, per Roberto Buscaglia e poi questa mattina la firma. L'abbiamo visto e eh, magari possiamo anche farli rivedere le immagini dell'arrivo girate dal nostro Matteo questa mattina eh, con tanto di. Eh, eh, presenza all'interno degli spazi eh, della sede nuova del Brescia Calcio in via eh, Ferramola, eh, lì sì è avvenuto l'incontro con Massimo Cellino che è a Brescia, quindi non è lontano dalla squadra ma in questo momento si trova a Brescia e eh, credo che si sia parlato anche di mercato, si sia parlato anche di quelli che sono gli aspetti futuri. Un Brescia dicevamo che scenderà in campo eh, domenica, lo farà in occasione della sfida contro l'Avellino, eh, sarà una partita davvero importante per noi per capire quale sarà eh, lo stato d'animo. Della squadra, ma soprattutto capire anche quale sarà lo stato d'animo dei tifosi perché non tutti dicevamo sono sicuramente contenti di questa scelta, qualcun altro invece l'ha apprezzata. Vediamo se ehm, il nostro Matteo magari prov prova a zoomare anche se è davvero difficile eh, alle nostre spalle. Eh, dicevamo c'è questo telo che eh, purtroppo ci impedisce di, eh, di vedere, qualcosina si intravede, si sta mh, lavorando soprattutto da un punto di vista tattico con le prime eh, partitelle, con eh, le prime. Eh, idee tattiche di Roberto Boscaglia che vuole assolutamente dare la eh, sua impronta sicuramente parte avvantaggiato avete sentito anche dalla viva voce di eh, Beppe Spalenza eh, intanto sta passando Rinaldi vediamo uno dei giocatori che buongiorno tutto bene ecco l'autorolina Rinaldi l'attaccante eh argentino prelevato in estate proprio per volere di eh, massimo eh, cellino è un po' uscito dai radar eh, sicuramente eh, vedremo quale sarà anche la sua eh, collocazione si parla di una possibile partenza per lui eh, vedremo quello che sarà il eh, suo eh, futuro eh, detto questo dicevamo alle ore 17 ci sarà eh, questa conferenza stampa intanto sta passando un altro giocatore che è eh, di sant'antonio eh, che sta raggiungendo anche lui il campo d'allenamento mm, anche qui c'è una che oh, credo ormai sapete tutti, vale a dire che non tutti i giocatori si allenano con la squadra perché in campo in questo momento abbiamo fatto la conta: erano 19 giocatori e quindi eh, sappiamo che sono 37 i giocatori che sono presenti in rosa, di conseguenza, non tutti si possono allenare, quindi qualcun altro si allena eh, in, in disparte. Eh, per quanto riguarda la nostra diretta, è, è davvero tutto: vi abbiamo dato davvero conto di tutto quello che è successo ieri e di tutto quello che è successo eh, oggi. Eh, I nostri notiziari, vi eh, Ancora maggiore risalto su quella che è stata una vicenda che ha. Tenuto banco da un punto di vista anche della cronaca sportivo, ovviamente nel corso dei nostri notiziari, ma anche sulle nostre pagine di Facebook e sul nostro sito internet. Io ringrazio eh, ovviamente Matteo per la eh, splendida collaborazione che è qui con noi. Eh, ringrazio ovviamente Lillo Rasio in eh, regia. L'appuntamento è ovviamente questa sera col nostro notiziario dove vi faremo sentire le dichiarazioni di Roberto Boscagli. Quindi sentiremo finalmente dalla sua viva voce quello che eh, è stato il suo ritorno, quello che sono le sue. Emozioni, quello che eh, vorrà fare in questi sei mesi che lo attendono. Sarà sicuramente un cammino molto difficile, un eh, cammino intanto anche Alessio Scossoni. Ben trovato. Ben ritornato ad Alessio che non aveva mai abbandonato eh, la barca bianco azzurra. Però eh, adesso torna a pieno regime a lavorare con la prima squadra. Dicevamo grazie davvero a tutti, siete stati ovviamente in eh, tantissimi. Intanto, continuano a passare anche gli altri giocatori, facciamo vedere. Ecco, eh, Nicola, Nicola Lancini, sta arrivando anche altri giocatori. Fabio e anche Luca Cattaneo. Buongiorno ragazzi, buongiorno, buongiorno e questi sono i giocatori che adesso vanno ad aggregarsi con il resto del gruppo però questi giocatori dovrebbero essere in partenza anche perché il volere di Massimo Occellino è quello di far lavorare Roberto Boscaglia. e allo stesso tempo lo ha fatto già con Pasquale Marino anche se poi l'ha cacciato a Latina 19 giocatori convocati, non più di tanti perché bisogna lavorare con poca gente e concentrarsi sul lavoro e sulla squadra con i giocatori che entrano a far parte del progetto e non con quelli che purtroppo non fanno parte del progetto, per loro ci sarà una destinazione Cattaneo che in tanti ce lo chiede è diventato l'idolo dei tifosi anche a fronte di un buonissimo eh, girone, meglio scusate non girone ma soprattutto di un, di un, di un buonissimo eh, pre gara, eh, una, buonissima, una buonissima prestazione soprattutto effettuata nelle eh, partite di eh, precampionato, eh, per lui ci sono tante destinazioni, la Reggiana sembra quella più appetibile ma il Padova del papà di Dimitri Bisoli vale a dire Pierpaolo lo vuole assiduamente. Dicevamo davvero è tutto dal San Filippo, grazie ancora per essere stati in nostra compagnia, linea che può tornare adesso allo studio.